Amiche ed amici di Rete 8 Sport, buonasera e bentornati in gradinata, l'appuntamento del sabato sera col calcio dilettantistico abruzzese. Iniziamo la puntata settimanale con un appuntamento che è l'appuntamento dell'anno sotto l'aspetto calcistico, perché in Abruzzo quest'anno ci sarà la 57esima edizione del Torneo delle Regioni. Torneo delle Regioni che vedrà impegnate tantissime squadre, naturalmente a partire dalle juniores per finire al calcio ancor più giovanile, nel mezzo anche il calcio femminile che sta prendendo piede non solo in questa regione ma anche e soprattutto su tutto il territorio nazionale. Noi siamo all'ex Aurum di Pescara, nei pressi della Pineta d'Annunziana, davvero favolosa, per introdurre appunto questa 57esima edizione, ed oggi ci sarà la presentazione di questo straordinario evento con la presenza dei massimi organi federali, nazionali e regionali, e noi con la nostra Maria Carannante seguiremo appunto questa presentazione per conoscere gli appuntamenti della settimana calcistica qui in Abruzzo, con il torneo delle regioni che prenderà il via proprio il 24 marzo fino al 31. Allora, una settimana intensa che potrete seguire sulla nostra emittente. Dopo questo step, nel pomeriggio ci recheremo al Pigliacelli di Montorio Alvomano per seguire la gara di recupero tra il Montorio 88 ed il Penne. Nel mezzo lo spazio culturale, che da quest'anno ha preso davvero tantissimo piede all'interno di Gradinata, e io invito le tantissime sportive, le tantissime donne che ci seguono sempre a rimanere incollate sulla nostra emittente, perché davvero saranno minuti preziosi. Ci vediamo dopo. Off a beam, walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? Walking in Memphis, I was walking with my feet 10 feet off a beam. Con il presidente Ortolano per un evento, il 57esimo, che dà lustro non solo all'Abruzzo calcistico ma io credo a questo territorio in generale. No, l'abbiamo voluta per forza questa sfida. L'abbiamo voluta perché l'anno scorso è stato un altro anno tragico per l'Abruzzo, per tutte le nostre industrie, per tutte le nostre attività alberghiere e soprattutto per la rappresentazione di un Abruzzo ferito. E siccome eravamo stati già feriti nel 2009 dalla interruzione di un altro magnifico torneo che avevamo organizzato qui in Abruzzo, abbiamo preteso, con l'aiuto del presidente Sibiglia e di tutto il consiglio direttivo, di riportare qui questa sfida. Una sfida che è volta proprio a dare l'immagine di un territorio vivo, di un calcio giovanile dilettantistico importante, e soprattutto per mostrare a tutti che l'Abruzzo è forte, che l'Abruzzo vuole ancora andare avanti, e soprattutto rappresentando proprio con questa sfida i motivi, proprio il sistema valoriale della Lega Nazionale Dilettanti, del nostro calcio e del nostro sport. È un impegno gravoso, è un impegno gravoso sia quello nostro e sia l'impegno in termini di risorse della Lega Nazionale Dilettanti che mettiamo su questo territorio, convinti che ne abbia sicuramente bisogno, ma che tutti gli abruzzesi, sia quelli che seguono il calcio, sia tutto il nostro tessuto connettivo di industrie e di tutte le altre attività, sappiano raccogliere questa sfida e ci aiutino a far sì che questa diventa una manifestazione bellissima. Bellissima perché vissuta anche dai ragazzi, che porteranno forse con il loro entusiasmo un'altra ventata di felicità e di gioia che serve soprattutto in questo momento al nostro Abruzzo. Voglio ringraziare tutti, lo faccio anche qui, sarò forse breve in questo mio, in questi miei ringraziamenti adesso della Lega Nazionale Dilettanti, del presidente Sibiglia, a tutti gli enti, all'assessore Paolucci, assessore allo sport, che ha voluto con noi raccogliere questa sfida, e soprattutto a tutti i comuni che ci hanno messo gli impianti a disposizione, e soprattutto in questa occasione hanno mostrato la voglia di partecipare a questo evento,
e poi infine a tutto il mondo del volontariato, delle nostre società sportive che ci stanno aiutando per vincere questa sfida importante. Assessore Paolucci, una giornata importante per lo sport ma per tutto l'Abruzzo, perché questo può essere un gran biglietto da visita, montagne, mare ma anche calcio in questo caso. Sì, è una grande stagione quella del 2018, ci siamo impegnati su più fronti, su più discipline, abbiamo rimobilitato il mondo dello sport. Oggi presentiamo una settimana di iniziative attorno al trofeo delle regioni del calcio che riguarderà questa regione, sarà un grande biglietto da visita con 36 città e campi che daranno ovviamente seguito a questa importante iniziativa, 1500 atleti, 136 partite ed è uno dei grandi eventi del 2018. Io mi sento davvero di ringraziare il mondo dello sport che abbiamo rivitalizzato, ma vorrei un ringraziamento rivolgerlo ai tanti ragazzi, alle tante ragazze, alle famiglie, ai dirigenti, a chi con passione si occupa di questo mondo che ha una forte valenza, dimensione sociale e che rilancia anche l'immagine della nostra regione. Assessore, perché quel che riguarda il suo assessorato, appunto, è questo un torneo che, anche soprattutto guardando a quello che purtroppo è successo in settimana, può buttare un occhio anche sul controllo sanitario per i giovani calciatori e non solo? Assolutamente sì, intanto mi sento davvero di ringraziare il mondo dello sport perché noi lo abbiamo rilanciato e quando siamo arrivati avevano grosse difficoltà, non vi era un rapporto con le istituzioni e invece noi abbiamo messo in campo tante iniziative, da ultimo, e lo voglio ricordare, anche quella dei defibrillatori semiautomatici che abbiamo consegnato ad ogni comune che ne ha fatto richiesta, invitando tra l'altro gli stessi comuni ad avere una forte interazione con le associazioni sportive per poter utilizzare lo stesso defibrillatore che noi abbiamo dato a loro e pertanto è un forte connubio quello che tra sanità e sport, e un fortissimo ringraziamento a chi nel mondo dello sport si occupa di una dimensione che molto spesso l'istituzione non arriva. Sotto questo aspetto, che margine di miglioramenti possiamo ottenere da qui a qualche anno, appunto, sotto l'aspetto dei controlli che purtroppo non sono mai sufficienti perché come spesso accade purtroppo riceviamo notizie bruttissime. Sì, purtroppo il rischio zero in sanità non esiste e va detto alle persone perché altrimenti immaginiamo che possiamo portarlo e invece non è così. Allo stesso tempo però noi possiamo ulteriormente rafforzare i controlli, lo stiamo già facendo perché questa consegna così diffusa dei defibrillatori è un grandissimo segnale anche per il mondo dello sport e allo stesso tempo adesso noi dobbiamo impegnarci assolutamente per portare avanti una norma che abbiamo già pronta per incrementare il livello della presenza della medicina dello sport in questa regione. È una legge che presto arriverà in consiglio regionale perché abbiamo intenzione ulteriormente di scommettere per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Col presidente nazionale Cosimo Sibilia per un avvenimento importantissimo non solo per l'Abruzzo ma credo per tutto il territorio nazionale. Sì, è un avvenimento che riguarda l'Italia calcistica, la Lega Dilettanti e la Federazione Calcio. Il torneo delle regioni è un'istituzione che c'è da circa 60 anni, questa è la 57esima edizione e anche questa volta siamo convinti che ci sarà un grandissimo risultato per quanto attiene la partecipazione, anche gli atleti che parteciperanno, tenendo presente che ci saranno circa 2000 partecipanti da atleti, dirigenti, tecnici, le famiglie dei calciatori che saranno impegnate, insomma sarà veramente una grande kermesse. Con l'assessore Paolucci evidenziavamo anche l'importanza dei controlli sanitari, purtroppo in questa settimana sono successe delle cose che non hanno naturalmente reso facile il cammino del calcio in generale. Sotto questo aspetto come possiamo migliorare? Ma noi dobbiamo dire che per quanto ci riguarda siamo assolutamente mentalizzati sulla questione, per quanto riguarda la Lega Dilettanti noi sensibilizziamo sempre diciamo le società, i dirigenti ad essere puntuali, precisi e quindi da questo punto di vista sicuramente non molleremo portando avanti sempre questa sensibilizzazione che diciamo rispetto a tutto il resto è quella prioritaria, cioè tutelare la salute e portare avanti il nostro mondo con le maggiori garanzie possibili. Un cenno per quel che riguarda la passata elezione lo possiamo lanciare oppure... Alla Federcalcio? Ma devo dire che la Lega Dilettanti ancora una volta ha dimostrato grande senso di responsabilità. In tutti i modi ha cercato di evitare il commissariamento. Grande
generosità da parte nostra, indicazione poi che c'è stata per raggiungere un obiettivo di elezione, quindi nonostante fossimo in vantaggio, avessimo il vantaggio nelle tre votazioni precedenti, abbiamo voluto dare appunto questo segnale verso il mondo del calcio. C'è stata una difficoltà che ha riguardato, diciamo, la coalizione che sosteneva Gravina, non è stato possibile concludere questo accordo, ma diciamo siamo in una fase di commissariamento che spero si possa concludere nel più breve tempo possibile, dopodiché rivaluteremo tutte le questioni e posso solo assicurare che la Lega Dilettanti si farà trovare pronta. Siamo con l'assessore allo sport del comune di Martinsicuro, Alessandro Casimirri, perché Martinsicuro, il Tommolini, sarà una di quelle strutture più impegnate, questo insomma a certificare anche la bontà del lavoro fatto dalla sua amministrazione. Sì, dal primo giorno che ci è stata proposta la presenza del Comune di Martinsicuro al torneo delle regioni, ci siamo subito prodigati per mettere a disposizione tutti gli strumenti e gli uffici a disposizione della struttura e dello staff. Il Tommolini è un grande complesso sportivo che la nostra Martinsicurese disputa un ottimo campionato e ovviamente mettiamo a disposizione del torneo e delle regioni che ne parteciperanno. Oltre questo immagino che il Comune si adopererà anche a sviluppare tutti gli altri servizi che si produrranno attorno a questo torneo, quindi da parte mia e dell'amministrazione siamo apertamente a disposizione di tutta lo staff. Naturalmente Martinsicuro è una delle località più importanti sotto l'aspetto del turismo estivo, può essere questo e secondo me sì anche una cartolina, un biglietto da visita per far conoscere a chi viene da altre regioni la peculiarità, le spiagge, il mangiar bene e soprattutto l'accoglienza dei teramani, degli abruzzesi in generale. Ma certamente sì, la nostra amministrazione fin dall'inizio ha incentivato, soprattutto tra la cultura sport, l'incentivare il turismo inteso che va oltre lo sport, che è nel sociale, che sono nelle attività, nelle strutture alberghiere. Io spero, sono sicuro che questo avverrà, che riusciremo a dare un'ottima cartolina a tutte le persone e gli atleti che soggiorneranno nel nostro comune e sono sicuro che il comune di Martinsicuro, le strutture alberghiere di Martinsicuro sapranno ricambiare e lasciare il segno a questo evento che sarà unico nella storia della regione Abruzzo. Eccoci amici di Gradinata, allora abbiamo conosciuto il 57esimo torneo delle regioni che si svolgerà qui in Abruzzo, abbiamo ascoltato la voce dei protagonisti e naturalmente noi siamo davvero entusiasti perché sarà un'edizione importantissima non solo per il calcio abruzzese ma anche e soprattutto per il calcio nazionale. Adesso noi montiamo in macchina perché dobbiamo raggiungere, come detto in apertura, il Giampiero Pigliacelli di Montorio Alvomano per seguire il match di recupero di eccellenza tra il Montorio 88 ed il Penne. Nel frattempo, nel momento in cui noi dobbiamo trovare appunto il tempo per arrivare in quel di Montorio, noi vi lasciamo con la nostra Barbara Passerini in collaborazione con l'ACS e il Rete 8 Tour Village per un'intervista particolare e, come abbiamo detto, saranno attimi e momenti preziosi soprattutto per il gentil sesso che come sempre ci segue in Gradinata, quindi rimanete con noi, seguiteci e poi ci vediamo a Montorio Alvomano.